Buonasera, ben ritrovati al punto. Questa sera al centro del dibattito del mio programma ci sarà la sanità pugliese, partendo dalle liste d'attesa, i problemi intorno ai pronto soccorso, ma non solo. Affronteremo il tema, lo sviscereremo insieme a molti ospiti, a partire da noi moderati, che questa sera è rappresentato da Luigi Morgante, ex consigliere regionale, ben ritrovato. Salve Manina. Salve direttore, buonasera a tutti quanti. Anticipato già il nostro direttore Antonio Carbonara, buonasera, ben ritrovato. Buonasera a tutti, buonasera, salve, salve. Apritemi l'audio e vado a salutare anche il dottor Tommaso Gioia, il consigliere per la sanità del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Allora, partiamo dalla copertina, se siamo tutti d'accordo sulla questione che riguarda, insomma, le liste d'attesa, che sono, ahimè, ancora un problema. Prego, sentiamo la ricostruzione. Liste d'attesa lunghissime, prestazioni urgenti che andrebbero erogate entro le 72 ore ma che spesso vanno ben al di là dei tempi previsti dalla legge. Visite che non vengono fissate e si deve perciò tornare al cupo o continuare a chiamare per avere una data. Una situazione che sta aggravando sempre di più sui cittadini arrabbiati, delusi e spesso rassegnati. Una situazione non più tollerabile per l'evidente negazione del diritto alla salute e alla cura, soprattutto degli anziani e dei meno abbienti che non possono permettersi prestazioni a pagamento. E questo è lo spirito che ha mosso lo SPI, il sindacato pensionati della CGIL Puglia, che torna tra i cittadini per rilanciare l'azione contro il problema delle liste d'attesa nella sanità pubblica. Il sit-in dei pensionati si è svolto davanti ai principali centri unici di prenotazione di tutte le province pugliesi. A Bari, appuntamento davanti al padiglione Asclepios del Policlinico, dove sono stati distribuiti volantini con le informazioni su come ottenere il rispetto del proprio diritto alle cure. Evitare di allontanare le persone dal servizio sanitario, con le liste d'attesa, che è un tema che riguarda maggiormente il sud, ma che ormai è un tema che riguarda anche il nord e il centro del paese. Per far questo bisogna assumere più personale, avere più occupazione di qualità e strutture efficaci ed efficienti, evitando che scivoli nel privato. Allora, vado subito per fare il punto con l'ex consigliere regionale impegnato in politica, con noi moderati, Morgante. Vengo da lei, dottor Morgante, perché allora ha sentito, insomma, parte di alcuni stralci che abbiamo voluto presentare questa sera. Insomma, la situazione è sempre la stessa, è sempre la medesima. Purtroppo le liste d'attesa che dovrebbero erogare i servizi entro un determinato tempo prestabilito, ma in realtà si allungano a veramente proposte indicibili in molti casi. Come si fa a risolvere? Più personale? Che proposte si possono mettere in campo? Innanzitutto, questa è la fotografia, purtroppo, di una politica scellerata di 20 anni in cui il centro-sinistra ha governato questa regione. 10 anni di Vendola e 7-8 di Emiliano hanno dimostrato che quel cosiddetto piano ospedaliero di Fitto probabilmente avrebbe trovato forse delle soluzioni che oggi il governatore Emiliano non riesce a trovare, perché per 5 anni, vorrei ricordare all'autorevole platea, che per 5 anni il presidente Emiliano nella scorsa legislatura ha fatto l'assessore alla sanità, cioè era in prima persona nelle vesti di colui che avrebbe dovuto risolvere questi problemi. E abbiamo dibattuto tante volte in consiglio regionale su questo tema. Non si è mai trovato una soluzione. Ho mai sentito cosa dice il presidente nazionale dell'Ordine dei Medici Anelli, che è stato molto preciso nelle sue osservazioni. Tempo fa venne in trasmissione e non smentì quello che disse, anche perché le ha dette lui certe cose, che ci sono nei bilanci delle ASL oltre 200 milioni di euro che non possono essere impiegate come risorse finanziarie perché mancano, non ci sono le assunzioni del personale. E lui parlava e diceva questo: queste risorse potrebbero benissimo essere, diciamo, investite per un piano straordinario che risolvi proprio le liste di attesa, che è il problema, diciamo, un po' il problema di tutti. Ma questo aggiungo anche, lei che è stato consigliere regionale e che è più tecnico e più bravo di me, e lo stesso Zullo, che è un rompiscatole, oggi senatore e tempo fa consigliere, citava proprio, diceva che non abbiamo bisogno di leggi nazionali, ma di leggi regionali, vedi quella del numero 13 del 2019 di marzo, dove ci sono dei suggerimenti interessanti per poter risolvere la questione delle liste d'attesa, tipo quello di incrementare l'attività dei medici
al di là dei loro regolari orari di ufficio. Andiamo a chiederlo, pagandoli, però. Pagandoli. Allora, lei dice che la proposta è sui, verte sui medici, però, direttore Carbonara, due medici su tre in Puglia sono insoddisfatti delle condizioni e dei contratti di lavoro. Vado a chiederlo a Tommaso Gioia se è così, o dottor Gioia, oppure no. Che cosa ci può dire in merito? Una premessa, visto che l'ex consigliere ha fatto questa premessa. Sono 17-16 che governa il centro-sinistra, ma bisogna ricordare, perché la memoria non deve essere corta a tutti, che quando Fitto è andato via ci ha lasciato un debito di circa 1 miliardo fuori bilancio, 1 miliardo ed è agli atti, basta cliccare bond regionali e si va a vedere dove sono stati spesi questi soldi. Veniamo alle liste d'attesa. E il problema c'è, perché è innegabile che in Italia, come diceva il rappresentante della CGIL, c'è questo problema, mentre un po' sono dettate e sono i residui della pandemia. Ricordiamo che con la pandemia si è bloccato tutto il sistema sanitario, un po' anche strutturale, perché o non ci sono medici oppure le prestazioni erogate non soddisfano le richieste che sono emesse. Consigliere, a casa sono più preciso. Anelli dice che mancano in Puglia 1600 medici e oltre 5000 del personale sanitario, tra infermieri, eccetera, eccetera, eccetera. Numeri, eh? Arrivavo anche a quello. Non è che non si vogliono assumere medici, spesso, anzi sempre, si fanno i bandi per assumere i medici, ma purtroppo a quei bandi non si presenta nessuno, se ne presentano in pochissimi rispetto alle assunzioni che vorremmo fare. C'è da dire che la normativa, per ovviare al problema che c'è, è in atto. Le liste, le ricette mediche hanno delle priorità. C'è quella urgente nelle 72 ore, c'è quella breve nei 10 giorni, c'è quella programmabile. Diciamo ovviamente che quella programmabile. Dottor Gioia, mi perdoni se la interrompo. Prima abbiamo sentito anche dal servizio per quanto riguarda le erogazioni private, cioè non tutte le famiglie purtroppo si possono permettere, laddove incontrano la struttura pubblica che gli dice: guarda, per fare una TAC ci vogliono 2 anni, è chiaro che se il problema è urgente, non ha soldi, quella famiglia non potrà andare, evidentemente, no? È importante far comprendere all'utenza che c'è una possibilità, nonostante l'emergenza. Quelle, prendo un esempio, una ricetta B che è a 10 giorni. Bene, c'è questa possibilità. Io vado al CUP, cerco di prenotare la visita e non me la danno perché nei 10 giorni non c'è la possibilità di averla. Posso andare direttamente al distretto e pongo al capo del distretto il mio problema. Il responsabile, il dirigente, può interpellare un medico, lo diceva prima il dottor Castellaneta? Carbonara, io forse. Il direttore Carbonara. Il direttore Carbonara, mi scusi, non è la prima volta. No, per carità, anche Castellaneta è una bella cittadina. Il direttore Carbonara, c'è la possibilità che il capo del distretto possa chiedere a un medico dello stesso distretto di fare questa visita aggiuntiva pagandola a parte. Cioè, se anche in questo caso non c'è, perché la richiesta è talmente tanto, il cittadino ha la possibilità di andare a fare la visita privatamente e di essere risarcito dall'ASL. Cioè, capisce bene, cioè, consigliere, però, che è complicatissimo e articolato il percorso che una persona deve fare qualora abbia delle necessità impellenti. Per esempio, lei sa benissimo che la Regione Puglia potrebbe incentivare le attività dei medici di base che potrebbero fare, e qui la lista d'attesa non ci sarebbero, interventi tipo la cardiologia, ecografia, eccetera, qualora la Regione fornisse mezzi e strumenti ai medici di base. Direttore, posso fare una battuta? Mi è consentita fare una battuta morgante? Un attimo Gioia, faccio una battuta morgante, e cioè
Lei ha detto che, come sappiamo, che il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha tenuto a sé la delega alla sanità nella sua prima legislatura. Esatto. Adesso però ha chiamato un uomo che apparteneva, insomma, al vostro schieramento di centrodestra, che tutti conosciamo, Rocco Palese, l'assessore alla sanità, che pochissimi giorni fa è stato in esclusiva da me, qui proprio in studio, anzi nel programma che conduco in prima serata, e Palese ha messo subito le mani avanti con un report regalato a Natale ai consiglieri di Via Gentile, dicendo guardate, io vi ho detto che secondo me le cose andavano fatte in questo modo, non avendo la vostra approvazione io me ne lavo le mani. La domanda è Ponzio Pilato stava in antichità. Oggi un buon amministratore ha il sacrosanto dovere di dare delle risposte, e quello che dice il consulente della sanità del presidente Emiliano, credetemi, mi fa rimanere ancora più basito, perché pone una soluzione che non esiste, perché oggi questa soluzione tanto paventata dal dottor Gioia è inapplicabile da parte del povero cittadino che ha l'impellenza di dover soddisfare una prestazione medica. Fra l'altro, giustamente, come ha detto il direttore Carbonara, noi possiamo trovare una soluzione che è quella di dare a quei medici che hanno voglia di andare ben oltre l'orario di servizio, di soddisfare queste esigenze. Perché non si fa? Ma questi 200 milioni sono davvero nelle casse delle ASL pugliesi, come dice Anelli? Allora, i fondi per dare le visite aggiuntive ci sono. Non si possono fare, come credo voi sapete, con i medici di base, perché per fare una visita specialistica c'è bisogno di essere specializzati nella materia inerente alla visita. È legge dello Stato e si può fare dare agli stessi medici. Un esame, un elettrocardiogramma, veramente lo fanno anche in farmacia. Un elettrocardiogramma. E immagini, è più facile andare dal medico curante, quello fosse possibile, che attendere per lunghi mesi. Perdonatemi che lo faccio in ospedale. Perché, dottor Gioia, per caratterizzare il problema della sanità pugliese, è arrivato il momento di aggiungere un altro elemento. Le do subito parola, perché insieme alle liste d'attesa c'è un altro problema che ho affrontato con l'assessore alla sanità della Regione Puglia, Rocco Palese, ripeto, qualche giorno fa, in cui ho sottoposto a Rocco Palese il problema del pronto soccorso, che è davvero, siamo allo scatafascio, aggressioni, problemi ovviamente di organico, problemi di organizzazione. Che cosa sta succedendo? Andiamo a sentire. Lunghe attese al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Per fronteggiarle e magari ridurle fino ad evitarle, arrivano alcune proposte in una lettera aperta che ha come destinatario il direttore generale dell'ASL di Taranto, Gregorio Colacicco, dal consigliere regionale PD, Vincenzo Di Gregorio. La condizione di costante sovraffollamento è purtroppo un dato di fatto con il quale devono confrontarsi i pazienti, personale medico e sanitario. L'effetto domino sulla sanità brindisina non si ferma. Si è dimessa la dottoressa che denunciò al PM di turno il 17 novembre scorso la carenza di medici e l'impossibilità di garantire la sicurezza delle cure ai pazienti in attesa nel pronto soccorso dell'ospedale Perrino. La dottoressa in turno, con un solo altro collega, si ritrovò a gestire 30 pazienti e l'impossibilità a far accedere alle cure nei tempi previsti un numero così elevato di persone portò i due professionisti a denunciare la situazione alla procura. In quella occasione morì una donna di 77 anni in astanteria per ipoglicemia. La possibilità che il governo avvii un'attività ispettiva conferma che no, non è più non solo una criticità provinciale, che no, la stessa non sia neppure limitata al confronto regionale. Il caos nei pronto soccorso di Brindisi e le problematiche legate alla sanità pugliese approdano in Parlamento con l'interrogazione presentata da Mauro Dattis dal gruppo di Forza Italia sulla situazione della sanità in Puglia. Bene, vado da Luigi Morgante, perché intanto il centrodestra, rappresentato dagli onorevoli Caroppo e Dattis di Forza Italia, portano in Parlamento la vicenda sui pronto soccorso, non solo brindisini, ma è un problema, insomma, visto le lunghe ore di attesa, soprattutto le aggressioni anche che si stanno verificando sul sistema e sulla questione sicurezza. Innanzitutto vorrei dire ringraziare i medici e tutto il personale ospedaliero dell'immane lavoro che fanno, nonostante siano in pochi
Andare all'ospedale, al pronto soccorso di Taranto significa aspettare 12 ore, ma non è per colpa dei medici o del personale sanitario, è perché sono in pochi. E chi dovrebbe gestire questi pochi li gestisce male. Ma io chiedo al consigliere Gioia, perché purtroppo non ho più quella possibilità di poterlo dire al presidente Emiliano, ma si rende conto di che cosa oggi è la sanità in Puglia? Ma i cittadini pugliesi perché devono pagare questo dazio enorme? Abbiamo liste d'attesa interminabili. Abbiamo, se uno va al pronto soccorso deve aspettare 10-12 ore, di questo stiamo parlando. Abbiamo ospedali che sorgono e si implementano a seconda del consigliere regionale di maggioranza che spinge su quel territorio, non tenendo conto dei LEA, caro dottor Gioia, dei LEA. Di questo stiamo parlando, degli scandali della sanità, dottor Gioia. Gli scandali della sanità, lo scandalo dell'ospedale di Bari della Fiera e lo scandalo dell'ospedale di Taranto, dottor Gioia. Era stato assegnato quell'appalto perché doveva essere fatto nel meno di un anno. Mancano 150 milioni. Stiamo triplicando il tempo. Paradossalmente gli uomini vicini ad Emiliano, e non so perché non si sia aperta un'inchiesta, che hanno dato il seguito a quell'ospedale sulla tempistica, oggi stiamo aspettando per tre volte tanto. Questa è la sanità oggi. E lei mi racconta che il cittadino con una prescrizione medica deve andare dal direttore sanitario del distretto a aspettare poi per un rimborso. Ma di che cosa stiamo parlando, dottor Gioia? Ma di cosa stiamo parlando? Allora, facciamo lei rispondere al dottor Gioia. Lei non può prendere un pezzo di quello che... Io ho detto che c'è anche questa possibilità. Allora, i pronto soccorso in Italia, visto che stiamo parlando di questo, innanzitutto medici non ce ne sono per una politica accelerata, sia di destra che di sinistra, che hanno impedito l'accesso all'università. I pronto soccorso d'Italia, non della Puglia, perché chi vuol fare speculazione dice la Puglia, hanno un problema organizzativo causato, io sto leggendo, da un accesso eccessivo, troppi sono gli accessi, il personale in servizio è poco, questa è la fotografia. L'unico modo per ovviare è una medicina territoriale, purtroppo in Italia, dice questo articolo, non funziona bene. Questo lo dice, che l'Italia, questo accade in Italia, lo dice il ministro Schillaci, basta leggerlo. Cioè, speculare sul fatto che la Puglia si attende e in Lombardia, dove governa il centrodestra, si arriva al pronto soccorso e si viene subito messi in barella e portati nel reparto, e vuol dire fare speculazione politica e non altro. Qui il problema è... Consigliere, capisco bene, qui nessuno... Non ci sono medici e dobbiamo fare, diciamo, i conti con quelli che abbiamo. Ci sono medici? È vero, come il report che abbiamo letto qualche giorno fa, che due medici su tre preferiscono andare via al nord, che sono così delusi da come vengono trattati secondo il sistema sanitario pugliese? Se vanno al nord, come me ci sono comunque lì anche le code ai pronto soccorsi. Questo non è vero. Il problema è che adesso c'è un miglioramento, per esempio al pronto soccorso di Brindisi, per la prima volta dai primi di gennaio si è concesso l'accesso al pronto soccorso anche per i medici che sono sul 118. Al di là delle loro, diciamo, con delle ore aggiuntive, al di là delle 174 ore che sono ordinarie, vanno a fare anche di un pronto soccorso. È migliorato molto la situazione. Lei fa passare un messaggio che dovremmo praticamente rassegnarci e dovremmo attendere l'ennesimo episodio di un pronto soccorso dove va qualcuno che poi rompe la testa al povero medico che si trova in una situazione difficilissima nella gestione. Allora, per esempio, ecco, le aggressioni, lei sa benissimo come dall'ordine, dai sindacati, arriva un invito addirittura, non dico a militarizzare gli ospedali, ma quasi. Che ne pensa lei per evitare aggressioni? Allora, dottor Gioia, risponde ad Antonio Carbonara tra insieme 120 secondi. Contate con me e il dottor Gioia risponderà a questa domanda di Carbonara. 119, 118... Cento...
Ben ritrovati nella seconda parte del punto. Stavamo affrontando un tema spesso al centro del dibattito delle mie trasmissioni, e cioè le problematiche relative alla sanità pugliese. Questa sera in esclusiva con noi abbiamo il consigliere del presidente della Regione Puglia riguardo la sanità, proprio il dottor Tommaso Gioia, che si sta confrontando con una parte del centrodestra, questa sera rappresentata dall'ex consigliere regionale con noi Luigi Morgante, e dall'altra parte il direttore Antonio Carbonara, a cui il dottor Gioia stava per rispondere, perché Carbonara aveva appunto pochi minuti fa, prima della pubblicità, sottoposto una domanda importante. Vengo da lei. Io non ho detto affatto che bisogna rassegnarsi, tant'è che i medici che vanno lodati stanno trovando soluzioni per ovviare alla mancanza dei medici, che strutturali in Italia non ce ne sono. E quindi questa sperimentazione che stanno facendo anche a Lecce, i medici del pronto soccorso del 118, che prima non potevano accedere al pronto soccorso a Brindisi e alla provincia di Brindisi, lo stanno facendo. Questo non ho detto che ha risolto il problema, ha certamente migliorato le condizioni in questi ultimi tempi. Per esempio, io le chiedo, i medici oggi in Puglia sarebbero disposti ad accettare ore aggiuntive pagate dalla Regione Puglia e rinunciare alla loro attività professionale a casa? Per rispondere, per risolvere la questione della lista d'attesa, non lo so, lo chiedo a lei. C'è un grande business intorno ai medici. Hanno fatto anche questo le ASL, hanno chiesto ai medici che sono in reparto di fare dei turni al pronto soccorso. Però, dottor Gioia, i medici, con tutto rispetto, hanno anche un grande business nella loro attività, oltre a quella intramedia. Quanto costa un'estetista? 800 euro al giorno. Poi consigliere, non accetto il fatto che 800 euro al giorno costa in Calabria, in Puglia stiamo sulle 380 euro. Bisogna dire anche questo, dove governa Forza Italia, in Calabria costa 800 euro. Perdonatemi, se no non faccio in tempo, perché c'è una notizia dell'ultima ora, leggo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, è appena arrivata, grazie per avermela portata. Bari, l'ospedale in fiera, torniamo ancora su questo argomento, non si può smontare, secondo la Gazzetta, secondo Massimiliano Scagliarini, che peraltro stimo moltissimo, mancano i soldi per pagare l'impresa. Nonostante a fine gennaio sia stata giudicata la gara d'appalto per lo smontaggio, il Policlinico di Bari non ha ancora firmato il contratto di 3,3 milioni di euro più IVA con la ditta di Catania, che se l'è giudicato per lo smantellamento, perché la Regione Puglia, secondo il report della Gazzetta del Mezzogiorno, vado dal consigliere dottor Gioia, chiede, pretende questi soldi dal governo centrale perché non ha più soldi, è così? L'avevo detto anche l'altra volta, il governo centrale si era impegnato a dare dei soldi non solo per questo, ma anche per quelli del Covid che non sono arrivati ancora. Perciò la Regione Emiliano, il governo Emiliano fa i danni e il governo centrale deve pagare. Cioè Emiliano fa un appalto da 8 milioni diventa da 25 milioni, si deve vergognare. Lei si deve vergognare di essere il consigliere di riferimento sulla sanità del presidente Emiliano, perché lei si deve vergognare. Perché un ospedale di 8 milioni è costato 25 milioni e voi chiedete i soldi dei vostri danni, i vostri danni, quelli che voi state facendo, li state chiedendo al governo centrale. Dottor Gioia, si può capire per quale motivo... Probabilmente lei ha qualcosa da vergognarsi, io no. Ecco, dottor Gioia, posso farle... Dottor Gioia, gentilmente, posso fare una domanda? Quando era consigliere regionale voleva passare no, consigliere, questa parte, io adesso l'amico di fronte fa il politico, lei fa un mezzo politico, io sono la persona più neutra in questo momento, ma le chiedo in quali condizioni lo Stato italiano, il governo dovrebbe sostenere la sanità pugliese quando sono in procura, c'è un processo che vede un funzionario della Regione Puglia, l'ex protezione civile, per 9 milioni di euro aggiuntivi a quei 25 milioni di euro che probabilmente erano fin troppo sufficienti per lavorare su quel benedetto santo ospedale Covid. Cioè c'è un processo in corso che lascia un pochettino perplessi chi è lì a Roma e che quindi prima di sostenere la Puglia sul piano della sanità ci pensa due volte. Non so se sono stato chiaro, eh?
Dottore Carbonari, ho detto che la Puglia deve ancora avere i soldi per il Covid, non ho parlato dell'ospedale, solo che lei omette le cose che dico. E quindi, Quindi lei fa il politico, sì, non fa no, il dico, direttore, lei e fa il questi. Le faccio io una domanda, le voglio chiedere come spieghiamo ai cittadini pugliesi, ai telespettatori, cioè mi dia una risposta proprio semplice, pragmatica, no? Nelle possibilità del suo ruolo. Perché questo ospedale che era stato preventivato una cifra di 9 milioni di euro è arrivata a crescere fino a 25 milioni di euro? Come mai c'è stato? Ci sono state fatte delle valutazioni, immagino, errate durante la valutazione di questo progetto? È stato fatto un progetto, ne avevamo già parlato, lei mi aveva detto che era finita lì. Ne avevamo fatto, purtroppo, diciamo, si ripete la storia. Va bene, avevamo già parlato, avevamo detto che è stato fatto un progetto in 45 giorni già attuato, quindi i costi in quel momento sono lievitati tutti. Vi ricordo come l'altra volta che in Italia, in Puglia, mentre noi facevamo le mascherine nelle nostre aziende, c'era chi in Lombardia le comprava dalla moglie in Svizzera. Ricordatevi questo, non trovate sempre, so che siete di parte, ma non trovate sempre cose che non vanno. La magistratura sta facendo il suo corso e Michele Emiliano non ha fatto sconti a nessuno. C'è stata una persona che ha sbagliato e deve pagare per quello che ha fatto. Il presidente della regione è da 20 anni che fa politica, non è mai stato toccato da nulla. Non è, so, per un semplice motivo, è onesto. Ma Cioè, nessuno quello che dice, ci viene consigliere, detto che nessuno parlava dice sciocco. che il presidente Emiliano non sia onesto, per carità. Sono io a dirlo che è onesto. Ma capisce bene, si metta dall'altra parte della telecamera, a casa, i casi di scandalosi, definiamoli così, che sono accaduti in Puglia e che ha visto coinvolti molti esponenti politici vicino a Emiliano, lascia un po' perplessa l'opinione pubblica. Che lasci passare che questo sia possibile, sia consentito. Cioè, a casa vogliono la politica, poi sarà la magistratura ad accertare tutto, però si metta nei panni dei cittadini, per carità, quando assiste a una serie di situazioni imbarazzanti. Sono cose che accadono in tutta Italia. C'è chi ruba i soldi Sì, dei partiti, ma c'è non chi dica se lei così. Ma generalizza, no, se si questa, generalizza adesso, vuol dire che tutto è adesso tutto è possibile. possibile, Adesso tutto è adesso possibile. scivola Sì, sulla buccia di sì. banana. Adesso è Lei non possibile perché guardi in Italia si può fare di tutto. quello che fanno a casa altrove, ma guardi dentro casa sua. La politica del Questo no, moralismo, la questo politica del no, moralismo. consigliere, questa sua Allora, intervento non mi è piaciuto. Allora, quell'ospedale ARPAL, quanti scandali avevano visto che subito la Regione Puglia? Ma torniamo quanti scandali sull'ospedale ha Covid subito? Capisco che lei è il consigliere, deve difendere l'indifendibile, però deve avere cioè, anche un certe minimo di scelte pudore potevano pure. essere un pochettino più accurate. Nulla. Emiliano, non c'ha bisogno delle mie difese, il presidente Emiliano. Ha fatto benissimo, quindi non c'ha bisogno delle mie difese. Voglio solo dire una cosa. Quell'ospedale è stato fatto in 45 giorni e si pensava dovessimo, perché in un momento storico dove i nostri concittadini andavano fuori per le rianimazioni, morivano, si è fatto un ospedale velocemente Non ci ha 45 voluto ascoltare 45 giorni. Emiliano, dottor Gioia, non ci ha voluto ascoltare perché noi quei soldi li abbiamo detto di investirli sugli Non si può, ospedali lei l'ha detto esistenti, l'altra volta, sugli ospedali. Lei non so dove stava, noi in consiglio regionale lo abbiamo detto più Sì, di farlo volte, di negli ospedali. investire e infrastrutturare gli ospedali esistenti. Lei non so dove stava, noi stavamo in consiglio regionale, non l'ha voluto Ma ascoltare e oggi la Regione Puglia paga se un danno erariale, perché un danno erariale di un ospedale che non sarà più a servizio dei pugliesi, quanti perché sono? quell'ospedale deve essere smantellato. Perdonate, vi devo interrompere perché ho una luce rossa, ho il tempo a disposizione che è finito. Io voglio ringraziare vivamente il dottor Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del presidente Michele Emiliano, il presidente della Regione Puglia. Grazie per essere stato con noi anche in collegamento quando vuole, è il benvenuto nelle mie trasmissioni e grazie perché insomma accetta molto volentieri il mio invito e mi fa piacere, come pochi devo ammetterlo. Dottor Gioia rispondi a tutto anche con insomma degli affronti così accesi, mi fa piacere che lei viene e questa è la dimostrazione della sua serietà professionale. Grazie anche all'ex consigliere regionale Luigi Morgante.
che però mi ha detto che verrà a trovarmi ancora per darmi delle notizie. Sì, del News Politica. La coordinatore regionale di Noi Moderati, le darò del News Politica. Quindi brava, l'aspetto a breve ancora con me. Direttore Carbonara. Se mi vedete rosso e sudato perché ho un faro praticamente di fronte, è come essere grazie, in estate. Grazie, salve, grazie a tutti. Andiamo in pubblicità, restituiamo la linea alla rete e noi ovviamente ci rivediamo con l'intervista del punto, sempre qui ad Antenna Sud. Grazie.